Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Io sto andando in palestra. Oggi è lunedì 11 ottobre. Mi sembra di sì. E niente, sono le 6 meno un quarto. Allora, ho finito adesso di allenarmi. Sono anche fatta la doccia, però questa sera lavo i capelli dopo lavoro. Niente, questo è l'outfit del giorno. È praticamente l'outfit del lunedì di chi non ha voglia di vestirsi. Vabbè, e poi però metto sopra anche un giacchettino perché oggi dovrebbe diluviare a Roma. Comunque niente, adesso andiamo a casa così facciamo una bella skincare, una bella colazione. Allora, eccomi qua, dopo aver fatto colazione. Sono un po' stanchina oggi, sto facendo fatica a carburare. In realtà tutto il mese di settembre è stato un mese pieno d'ansia. L'ansia quella purtroppo immotivata della serie, non è che avevo un pensiero che mi facesse star male e mi procurasse ansia, assolutamente no, zero. Anzi, a settembre sono stata molto attiva, ho fatto un sacco di cose, ho ripreso la palestra benissimo. Ho fatto anche il nuovo corso, tutto quanto, però secondo la psicologa a volte i casi di ansia così, cioè sapete quella che devi fare ogni due per tre, questo, perché senti che hai tipo il fiato corto, e ha detto che spesso capitano proprio in momenti in cui si è super attivi, si fanno tante cose e quindi si ha quasi sempre una forma di pressione. Io mi sono stanchiata di vivere quest'ansia, non la faccio più, sappiatelo. Comunque, oggi è un giorno importante perché oggi inizio la mini pillola. Allora, non so se ve ne avevo già parlato, ma mi sembra di no. Praticamente che succede? Che dopo ben 10 anni di cerotto Evra, col quale mi sono trovata sempre benissimo, che non mi ha mai sballato le analisi, diciamo, le ho sempre tenute sotto controllo. Con la ginecologa abbiamo deciso di interromperlo e iniziare provando, ecco, la mini pillola perché il cerotto ultimamente mi dava fastidio, specialmente quest'estate mi ha dato molto fastidio perché mi faceva gonfiare un sacco le gambe, mi procurava parecchia ritenzione idrica, con tutto che appunto, come sapete, faccio sport, bevo un sacco, mangio bene. E magari questi stati di ansia potrebbero anche derivare un pochino da quello, cioè come effetto indesiderato. Ora, in 10 anni non me l'ha mai provocato, quindi io non credo che sia molto il cerotto, io credo che semplicemente ho provato appunto determinate sensazioni in passato e quindi il cervello ha paura di riprovarle e automaticamente me le fa riprovare, vabbè. Però, insomma, ho detto tentare non nuoce, quindi questo mese proveremo la pillola. Per la prima volta in vita mia provo la pillola a 29 anni e mezzo. E, adesso mi imposto la sveglia, devo essere brava nel ricordarmela sempre, perché appunto oggi è il primo giorno di ciclo, quindi credo che la spossatezza derivi anche da quello. E come una pillola normale, fondamentalmente devo iniziarla il primo giorno di ciclo per 21 giorni. Vedremo un attimino. Nel frattempo io inizio a prepararmi perché tra poco comunque devo andare al lavoro. Ci credete che oggi non mi va di truccarmi minimamente? Non mi va proprio il primo giorno di ciclo. Ho mal di pancia, è lunedì. Non mi va, non mi truccherò e mi vestirò e resterò vestita così molto tranquilla. Sopra però metto questo giacchettone che mi è arrivato di Shein. Chi mi segue su TikTok l'avrà già visto, però voglio farvelo vedere anche qui perché merita vivamente. Guardate che bello che è. Ho preso volutamente una L anziché una S, che è la mia taglia, ma proprio perché volevo questo effetto oversize. E mi piace tantissimo. Tra l'altro ne approfitto per farvi vedere anche le altre cosine che mi sono arrivate. Allora, mi è arrivata questa camicettina qui, dolcissima, bianca, che ha le maniche strette sui polsi e che però qui si allargano, quindi fa l'effetto un po' bombatino.
Forse ci sarebbe voluta un XS, però vabbè, ho preso una S, non fa niente, è comunque carina. E ha la particolarità di avere questo micetto che esce dalla tasca, tipo Mimmi Puzzone. Guardate che bello. Tra l'altro questa l'ho messa ieri al 40° anniversario di matrimonio dei miei zii. Ed è molto carina, ma soprattutto il tessuto è buono, perché non è quel tessuto delle camicie che a volte mi capitano su Shein, tipo poliestere, è proprio un cotoncino leggero. Comunque, se volete vederle indossate, vi lascio qui il TikTok. Però ecco, su TikTok mi rimane più semplice mostrarvele da indossati, perché ci vuole meno tempo. Poi mi è arrivato questo maglioncino qui che adoro, perché è crop top e però ha la particolarità di avere i manicotti fatti in questo modo, quindi che finiscono tipo così. Guardate che bello l'effetto, ed è un cotone pesantino, super super morbido, quindi ha la particolarità, ora ve lo faccio vedere così altrimenti non si nota bene, di fare questo effetto, diciamo, spezzato sulla manica. È stupendo, l'ho già messo anche questo quei giorni che ha fatto un po' più freschetto a Roma e che quindi si poteva mettere, e mi è veramente tanto piaciuto. Di questo ho preso una S. Poi questo è un altro maglioncino, sempre diciamo mezza stagione, autunnale, tutto fatto a costine, quindi è super aderente, crop top, molto carino, vi risalta bene le forme. Ho preso sempre una S ed è questo color fango, credo che sia questo, e ha la particolarità di avere qui tutto questo intreccio che, allora, lasciato così ovviamente lascia diciamo travedere parecchio, ma se lo stringete bene, ok, e lo allacciate bene, non si nota assolutamente nulla ed è scollato soltanto qui, quindi è molto molto carino. Questo paradossalmente è un po' più pesante dell'altro, perché essendo super aderente ci si suda un po'. Non l'ho ancora messo, ma sono sicura che lo sfrutterò, ecco, questo mese, il prossimo, molto carino. Poi a me questo colore, cioè i colori caldi, i colori nude, marrone, eccetera, secondo me mi stanno bene. Poi ho preso un paio di pantaloni che, mannaggia, li ho provati e avrei dovuto prendere un XS perché sono un po' lentini. Però vabbè, e sono dei pantaloni in velluto praticamente, no, in velluto, ciniglia si chiama questo tessuto, mi sembra di sì. Con la particolarità di finire a zampa. Come sapete, io adoro i pantaloni a zampa perché essendo bassina mi slanciano parecchio. E niente, sono così, molto semplici, ovviamente super invernali. Peccato che sono un po' lentini, però vabbè, li adatteremo in qualche modo. Poi, come ultimo capo d'abbigliamento, ho preso questo set qui che è composto da uno smanicato grigio. Questo è bello pesante, quindi questo più là, che secondo me è carino da mettere anche sopra una camicetta, oppure ve li ricordate i lupetti? Cioè le maglie a collo alto bianche o nere super aderenti, e sopra praticamente va messo questo qua, che è un coprispalle a collo alto fatto così, e quindi vi si forma anche qui un oblò, ha la particolarità di avere qui un oblò. Molto carino e molto caldo, soprattutto questo secondo me d'inverno lo sfrutto molto. E come accessori ho preso un paio di orecchini fatti così, molto carini perché sono, vedete, fatti così, super luccicosi, e non sono in metallo, sono in plastica, quindi sono super leggeri e soprattutto non si ossidano. E poi, come ultima cosa, ho preso un paio di scarpe, in particolare un paio di stivali che mi piacciono molto. Sono neri fatti in questo modo, quindi arrivano sotto il ginocchio, magari sono, ecco, un po' più da tutti i giorni, perché io ho anche il modello fin sopra il ginocchio. Però ecco, così secondo me un po' più scialletti. Il tacco è super basso, quindi sono veramente tanto comodi. Ho preso un 38, anche se io porto un 37, ma perché avevo letto le recensioni e tutti consigliavano di prendere un numero in più. Questi sono super caldi, tra l'altro, perché dentro, come vedete, sono fatti tipo di pelosino.
vi lascio qui il codice sconto che potete utilizzare per avere un 15% di sconto su tutto il sito senza spesa minima. Ho fatto una piccola pausa perché, vabbè, tutto ciò ero arrivata al lavoro, sono già le 11 e mezza, quindi mi sono messa subito sotto a lavorare e ho preso la mia prima pillola della vita praticamente. Adesso vedremo un pochettino. Spero che, insomma, non mi dia fastidio e spero che anzi mi aiuti a risolvere i problemini che mi stava dando ultimamente il cerotto. E quindi niente, adesso devo galoppare per un'altra oretta e mezza e poi ho pausa pranzo. Madonna, oggi sono tutta proprio struccata, con i capelli orribili, è un lunedì tosto. È pausa pranzo e sto vedendo Prisma. L'ho iniziata per puro caso ieri perché ne avevo comunque sentito parlare, ho visto anche la recensione di Violetta Rox, a lei era piaciuta, solitamente i miei gusti combaciano con quelli di Violetta Rox da anni e sapevo poi che ci fosse anche la partecipazione di Achille Lauro, ora io sto alla terza puntata, ancora non è apparso il mio amore, però insomma apparirà e vi posso dire che per ora mi sta piacendo, nel senso è molto tranquilla. Non mi trasmette la vibe di Scam, che è un po' più leggera, cioè meno cupa, ma non che questa sia tanto cupa, però sento che c'è un sacco di tristezza nella trama, e poi ci sta perché comunque ora non vi voglio spoilerare, però ci sono varie questioni che emanano tristezza e ansia, quindi non lo so, mi sta piacendo, poi vi farò sapere una volta finita. Fatemi sapere se l'avete vista anche voi. Direi che è passato parecchio tempo, dato che appunto sono a casa, mi sono fatta la doccia e ho lavato i capelli finalmente. Non so se capita anche a voi che praticamente quando avete i capelli sporchi, vi sentite tristi. Cioè, nel senso, io penso di essere triste, poi tipo mi lavo i capelli, adesso ancora li devo asciugare, quindi ancora non c'è quell'effetto che dico io. Però proprio una volta che poi ce l'ho asciugata, sistemata tutto quanto, dico, ah, ok, ma non ero triste, mi dovevo solo lavare i capelli. Fatemi sapere se sono o meno l'unica pazza. Comunque, adesso mi metto le mie goccine di pomelo sui capelli e poi do un'asciugatina. A parte che con questo turbante sempre di pomelo, i capelli perdono, cioè, un sacco di acqua, assorbe parecchio, quindi quasi quasi lo tengo ancora un altro po' e oddio, sta arrivando Vecna. Mi devo mettere la canzone mia preferita, che adesso su due piedi neanche mi viene in mente. Vabbè, che ansia terribile. Comunque, dicevo, adesso mi faccio una bella skincare. Sto utilizzando questo detergente qui che mi aveva mandato il sito Yes Style. E devo dire che mi piace molto, è la centella asiatica, spirulina e avocado. Vi lascia la pelle proprio bella sgrassata, diciamo, però comunque idratata. Quindi se vi capita provatelo e poi farò lo scrub alle labbra con questo qui che è il Galaxy di Lush, tra l'altro un odore pazzesco, buonissimo, me lo mangerei tutto. E niente, e poi mettiamo anche un po' di balsamo alle labbra. Sto utilizzando questo qui di Shiglam, che devo dire è buono. Ci vediamo dopo quando mi sarò restaurata. Allora, a parte la mia mise, che qui mi sta cadendo tutto il turbante, volevo farvi vedere cosa significa avere quasi 30 anni. Praticamente ho ricominciato a fare punto croce dopo tipo, sì, quelle mie punzioni sullo sfondo, dopo tipo, non lo so, 20 anni, lo facevo alle elementari, perché praticamente che è successo? Mi ha contattata questa azienda, che vi lascio il sito giù nell'info box, della quale vi lascio il sito giù nell'info box, che mi ha detto, guarda, noi facciamo, avete presente quei quadri che vanno adesso col diamond painting, cioè che tu, voi avete tutti i cristallini colorati e li dovete incollare, anche lì si diventa pazzi, ma vabbè, mi hanno proposto questa collaborazione. Siccome è una cosa che avevo sempre voluto fare, ho accettato, ho detto vabbè, che mi importa, così piano piano me lo faccio. Mi arriva questo set per fare il punto croce, nel senso, tipo
50 fili veramente di tutti i colori, con gli aghi, quindi veramente tra l'altro ben fatto. E siccome io avevo chiesto di farmelo con una foto di me e Leonardo a Porto Venere, cioè vedete, poi vi mandano anche una sorta di leggenda dove voi dovete appunto seguire passo passo tutti, diciamo, i colori per ottenere poi il risultato finale, che in questo caso sarebbe questo. Cioè, non lo so, lì per lì ho detto tipo, no vabbè, ma non lo farò mai, nel senso, che spreco. Poi però l'altra sera ho detto, vabbè, mo metto a farmi due punti, così vi posso dire che sono tre sere che lo faccio, perché mi rilassa tantissimo, cioè mentre mi guardo la televisione, un po' come nonna Belarda, non ce la faccio più a vedermi con quel turbante storto. Comunque, può sembrare un passatempo un po' da vecchietta, insomma, però che vi devo dire, cioè nel senso, a me mi sta rilassando tantissimo. E quindi niente, io vi lascio giù nell'info box tutto il sito nel dettaglio, e appunto fanno anche questi diamond painting, probabilmente non ci siamo capite con la ragazza, ma va bene lo stesso, e avete anche un codice sconto, quindi fatemi sapere se poi magari prendete qualcosina. Allora, ho fatto i capelli e adesso sono le 9:20, quindi voglio prepararmi tutte le cose per domani. Domani mattina non vado in palestra perché dormo, dato che ci sono stata questa mattina, e non vado neanche la sera perché viene Leonardo qui e dal pomeriggio. Settimana scorsa e anche quella prima mi sono allenata tutti i giorni, alternando appunto mattina e sera, ma domani sento proprio che ho il bisogno di dormire. Quindi adesso mi preparo le cosine da indossare domani mattina, così mi posso svegliare con comodo, e poi penso che mi lavo i denti e mi rimetto a letto nuovamente a fare sempre il mio punto croce, perché vi dico che è diventato il mio passatempo rilassante mentre guardo film e serie TV. Volevo farvi vedere le nuove unghie, comunque non ve le ho fatte ancora vedere, guardate che pazzesche. E su TikTok avevo fatto un video in cui le andavamo a fare insieme, però appunto mi piacciono da morire. E niente, mi sta calando un po' la stanchezza, quindi non devo fermarmi adesso, perché se mi fermo è terribile. E faccio queste cosine, dai. E niente, io ho fatto praticamente tutto, quindi adesso mi sono messa a letto, mi vedo qualche altra puntatina di Prisma, mentre faccio ovviamente l'uncinetto. E niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo visto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!